tutte ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e oggi sono davvero contenta di girare questo video perché si tratta di una richiesta di make up che ho ricevuto da una ragazza di Instagram che mi sono scritta tutto. Che si chiama su Instagram si chiama Audrey Del Rey, e in realtà si chiama Laura, me lo ricordo perché appunto è una mia omonima. E mi ha fatto appunto una richiesta di make up e taggandomi in una foto, e tra l'altro io pensavo fosse una persona sconosciuta, sono un ignorante. E invece mi ha detto che si chiama Kylie Jenner, sto leggendo dal telefono, e che appunto è una delle Kardashian. Io non lo sapevo, scusate la mia ignoranza. E mi ha mandato quindi questa foto qui. E mi ha chiesto comunque di ricreare questo make up e soprattutto era interessata a fattore labbra. Mi dispiace che magari forse non sono riuscita a soddisfare molto la sua richiesta perché non ho un rossetto uguale a quello, ma poi vedrete nel video ho cercato di ricreare un colore abbastanza simile con due rossetti che avevo. Quindi spero comunque che ti piaccia e spero appunto di aver soddisfatto un po' la tua richiesta. E sarei contenta se anche voi comunque qualsiasi richiesta di trucco abbiate me la facciate sapere perché mi fa davvero molto molto piacere girare questo tipo di video appunto. E comunque il trucco occhi è un trucco che mi piace tantissimo, un trucco portabilissimo assolutamente da tutti quanti i giorni. Tra l'altro l'ho realizzato completamente con la palette di neve e niente, senza che chiacchierò troppo, vi lascio al tutorial. Subito applicando il correttore e utilizzo questa mini size di Lancome. Uniformo e l'incarnato, anche perché dalla video non si vede, ma mi sto spellando sul naso e ho tutti quanti i rossori. E uniformo quindi l'incarnato usando questa cipria di Essence, che è la 2 in 1 Makeup and Powder. È una colorazione 20 Natural Nude e la applico proprio tamponando sui rossori con questa spugnettina. Devo dire che l'avevo anche bocciata nel video delle cipre, ma sotto questo punto di vista è abbastanza utile, insomma. Applico un primer occhi sulla palpebra e utilizzo questo qui della Essence, la Love Stage. E sistemo le sopracciglia con la matita della Benecos, la Natural Brow Designer. Il trucco occhi è davvero un trucco molto molto semplice e sui toni del nude, insomma, diciamo. Se abbasso niente lo sguardo è perché sto guardando la foto dal telefono, così insomma sono sicura di non sbagliare. Allora, innanzitutto con un pennellino piatto applico all'inizio dell'occhio e dalla mia palette neve l'illuminante questo qui, Plastic, che è sì un illuminante ma può essere usato benissimo anche come ombretto, che è appunto questo colore molto chiaro e luminoso. Sul resto dell'occhio invece vado ad applicare questo marroncino che è Croissant, sempre di neve, e lo applico con un pennello leggermente angolato.
porto anche un pochino verso l'alto. Sfumo bene con un pennello grande da sfumatura come questo qui. Con un pennello grande piatto come questo qui, sotto l'arcata vado a rimettere l'illumin, dove sei? L'illuminante plastic. Dalla foto si nota anche una sottile riga di eyeliner, quindi la andiamo a fare con l'Ultimate Pen Eyeliner di Kiko. La vado a sfumare ed intensificare con eccolo, con un pennellino angolato e l'ombretto nero in cialda di neve Black Sheep. Nella rima inferiore non sembra che ci sia matita interna, cioè nella rima interna, ma si vede che è sfumato un ombretto marrone sotto l'attaccatura delle ciglia e quindi ci sfumo lo stesso che ho messo sopra, croissant. Infine applico il mascara e utilizzo il Pupa Vamp. Il trucco occhi è terminato. Come vedete, un trucco semplicissimo e davvero da tutti quanti i giorni. Faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui. Come vedete, ho fatto entrambi gli occhi. E ora passiamo al volo al resto del viso. E scaldo un po' l'incarnato con sempre dalla palette neve il bronzer California e lo applico con un pennello grande da viso. Ne metto davvero poco perché comunque già sono un po' abbronzata e comunque anche lei non ha questa, cioè non è proprio visibile la terra sul suo viso. Come blush utilizzo questo della Essence, il Silky Touch Blush, nella colorazione 20 e Babydoll, che è appunto un bel rosato. E ora arriviamo alle labbra. E allora, innanzitutto lei ha una cosa per cui non vado matta, il contorno delle labbra più scuro del rossetto. E ho cercato di trovare un rossetto molto simile appunto a quello che indossa lei, ma io onestamente non ce l'ho, ma ho trovato un colore simile mescolando due rossetti appunto che ho. Innanzitutto come contorno labbra lei ha tipo un marroncino un po' scuretto, che io onestamente non ho, ma utilizzo questa matita labbra.
che sia scolorita la scritta, non so onestamente di che marca sia, perché la comprò mia madre, non lo so. E non è marroncina, è un pochino più sul violaceo, ma la vado poi a sfumare in modo che non si veda troppo lo stacco di colore. Vedete la sfumata in questo modo, in modo che non si veda troppo lo stacco, anche se nella sua foto si vede tanto, ma in realtà a me la cosa proprio non piace. Il colore è un bellissimo color nude e un po' tendente al rosato, che io ottengo miscelando due colori. Allora, uno, non so se vi ricordate, ve l'avevo fatta vedere, questa palettina che avevo comprato da Douglas, che ha nel primo scomparto gli ombretti e nel secondo i rossetti. Appunto, il primo colore che andrò ad usare è questo qui, che è questo rosa. Scusate se guardo sotto, ma ho lo specchio. Se mi baso sulla videocamera potrei mettermi il rossetto sul naso. Poi, visto che così insomma è abbastanza rosa violaceo, sopra vado a passarci questo rossettino della Essence, che è un bel nude, che ha il numero 52 in the nude. Questo rossettino è davvero molto bello, peccato per la durata che non è, diciamo, un granché. In questo modo ho più o meno ottenuto il colore della foto, molto più o meno, insomma. Mi dispiace, comunque non avevo un rossetto proprio uguale. L'unica cosa è che non è effetto gloss il suo, e a questa cosa possiamo ovviare con il metodo della salviettina, ovvero mettiamo, facciamolo, va. Teniamo a portata di mano una cipria, utilizzo questa qui che ho usato all'inizio della Essence. E un fazzolettino. Ecco qui. In questo modo l'effetto gloss per la maggior parte va via, rimane appunto un effetto più opaco e tra l'altro durerà anche più a lungo, insomma, lo stesso trucchetto lo conoscete più o meno tutte. Quindi niente ragazze, questo è l'effetto finale del trucco e spero che vi piaccia e ringrazio ancora Laura per la sua richiesta e se voi ne avete qualcuna da fare sarò contentissima appunto di fare un video apposta e magari me la lasciate giù come commento, mi scrivete in privato come volete voi. E ci vediamo al prossimo video.